Ciao a tutti, io sono Greta e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo l'unconventional tag in cui mi ha taggata la mia amica Claudia, che saluto. E lei ha un canale ASMR, io adoro l'ASMR e lei è molto brava, quindi vi consiglio di andargli a dare un'occhiata, vi lascio il link al suo canale nell'info box. Cominciamo subito con le domande. La prima cosa a cui pensi la mattina quando ti svegli? Probabilmente il caffè. Sono una persona che ama più la notte che il giorno, quindi mi serve un piccolo boost per alzarmi, per darmi la carica appunto la mattina quando mi alzo. In quarantena potrei anche dirvi che ho pensato a ma che giorno è? Però tendenzialmente è il caffè. Hai mai odiato tanto da augurare del male? No, non che io ricordi, perché tendenzialmente sono una persona molto, molto buona e per me è proprio difficile odiare tanto una persona al punto da augurarle del male, quindi non credo di averlo mai fatto, no. Credi nella vita dopo la morte? Allora, so che molte persone hanno avuto come dire, delle esperienze proprio, no? E ci credono particolarmente. Io ancora non mi sono fatta una mia idea, devo essere sincera, perché mi piace pensare che a volte ci sono delle cose nella nostra vita che sono dei rimandi, no? A chi non c'è più e ci piacerebbe che fosse ancora qui con noi. Però devo dire che non ho avuto ancora questa epifania, non ho visto o avuto un'esperienza che mi abbia fatto pensare una cosa del genere. Quindi sono incerta sulla risposta, devo essere sincera. È un argomento che mi incuriosisce molto, questo sì. Pensi che ogni cosa sia stata già scritta? No, non ogni cosa, mi piace pensare che siamo noi gli artefici del nostro destino, ma penso che ci siano alcuni elementi nelle nostre vite che ci rendono più affini ad una cosa piuttosto che a un'altra e quindi che ci spingano verso quella scelta. Non so se mi sono spiegata, però tendenzialmente non penso che qualcun altro abbia scritto per noi le nostre vite. Credi che se sei positiva ricevi positività? No. Questo è una delle cose che mi sono ripromessa di fare da un annetto a questa parte, cioè essere più positiva nei confronti di quello che ci succede nella vita, sia una cosa grande sia una cosa piccola. Ma mi rendo conto che è un percorso molto difficile perché effettivamente intorno a noi ci sono persone che si lamentano molto, che parlano molto dei loro problemi, che non lo so, che portano qualcosa di negativo. Quindi risulta difficile anche per chi intraprende questo percorso riuscire ad essere una persona più positiva. Esiste l'amore eterno? Mi piace pensare di sì, anche se magari cambia nel corso degli anni, anche se perdiamo una persona o non sto parlando di persone semplicemente di fidanzati, sto parlando anche l'amore verso un parente, un nonno, un papà, una mamma, insomma. L'amore in generale o per un amico, mi piace pensare che possa cambiare nel corso degli anni, qualche volta magari può anche no? Smettere di esistere per un certo tempo e tornare anche in amicizia. Quindi io credo che sì, esista anche se cambia nel corso della nostra vita. Una cosa fatta di cui non vai fiera. L'aver creduto poco in me stessa in moltissime situazioni e ancora tutt'oggi è una cosa su cui sto lavorando, quindi sì, decisamente questo. Hai mai partecipato a una seduta spiritica? Mi viene un po' da sorridere perché è un argomento che mi incuriosisce molto, ma credo che non ne avrei il coraggio. Come quando voglio vedere un film horror che mi incuriosisce molto, ma poi ho paura, diciamocela così, per metterla molto sul facile. È un argomento che mi incuriosisce anche questo, però ecco, è più forte di me, non credo che ci parteciperei mai, per nessuna ragione, nemmeno per una ragione a me, diciamo, molto, molto cara, per una cosa a cui tengo molto. Hai mai svelato un segreto? Penso di sì, un mio segreto? Sì. Nel corso degli anni ho imparato a capire chi sono le persone a cui posso
svelare i miei segreti, però devo essere sincera, non mi è mai capitato nulla di eclatante per l'aver svelato un segreto. Magari poi ho saputo che questo segreto l'ha venuto a sapere qualcun altro, indirettamente, però non mi ha causato grandi problemi, quindi devo dire che penso di aver scelto abbastanza bene le persone a cui svelare i miei segreti. Se vedi un carro funebre, fai un gesto scaramantico. Sì, prima sì. Non perché non volessi rispettare la situazione, però forse non la capivo appieno. Invece, da quando ho perso una persona cara, mi rendo conto che questi gesti non mi viene proprio più spontaneo farli. Non so da dove venga questo cambiamento, ecco, però da quando è successo questo non lo faccio più. Ti fai il segno della croce quando entri in chiesa? Sì, e per una questione di rispetto nei confronti del luogo in cui sono e delle persone anche che sono in quel luogo. All'occorrenza, in preti, è capitato, penso che ci siano delle situazioni nella vita che ti portano probabilmente o dei momenti in cui sei particolarmente stressato, è un modo di reagire che non mi piace, ma penso che sia capitato quasi a tutti di poter imprecare. E non è una cosa che mi piace, quindi non è una cosa che avviene appunto quotidianamente. Vorresti sapere come morirai? Questa è una domanda che mi incuriosisce molto, cioè mi incuriosiscono le risposte degli altri soprattutto. Io non vorrei mai sapere come morirò, perché non mi porterebbe niente nella vita, cioè non mi porterebbe a vivere la mia vita diversamente o non mi farebbe stare più tranquilla. Quindi no, non vorrei mai sapere né come, né dove, né quando morirò. Però sono curiosa, ditemi anche quali sono le vostre risposte, se qualcuno ha un'idea differente. Sei fissato con la lettura del tuo oroscopo? No? Nel senso, mi piace leggerlo e scherzarci sopra, però quotidianamente non mi faccio influenzare da quello che mi dice l'oroscopo. Mi piace leggere le caratteristiche dei segni e ritrovarmici o ritrovarci i miei amici, i miei parenti e così via. Però no, quotidianamente non mi tocca particolarmente. L'abito fa il monaco? Ok, questa è una risposta in cui sono a un 50-50, 70-30 forse, nel senso che mi è capitato di vedere persone e dire questa persona è fatta così e poi effettivamente si è rivelata esattamente quel tipo di persona. Quindi direi in quel caso l'abito fa il monaco, ma mi è capitato di conoscere delle persone e di rivalutarle, semplicemente dal loro aspetto, dal loro modo di presentarsi, non avrei mai pensato che avrebbero fatto parte della mia vita, invece poi così è stato. E io stessa molto spesso mi viene detto che risulto antipatica a primo impatto, probabilmente è solo una questione di timidezza o probabilmente sono davvero antipatica, non lo so, però tendenzialmente mi viene detto questo e io credo che sia appunto per una questione di timidezza, perché non parlo molto, perché non mi esprimo molto, anche in situazioni in cui magari c'è caos, c'è caciara, siamo tutti insieme, io sono sempre quella un po' più silenziosa. Vorresti sapere un pettegolezzo su di te? Ovviamente sì, però essendo una persona molto permalosa penso che rimarrei, poi ci rimarrei anche un po' male, diciamo. Però la curiosità prevarrebbe, quindi direi di sì. Qual è il tuo guilty pleasure? Allora, ci ho pensato un po' e al momento vi direi la serie TV di Shadowhunters. Ma perché? Perché mi sembra una cosa che la me, quindicenne, sedicenne, avrebbe amato molto. Quindi la fantascienza, un mondo totalmente diverso, maghi, streghe, eccetera, eccetera, che mi piacciono ancora molto anche adesso, Però vedo che nelle serie TV, nei libri, non è quello che leggo e che vedo al momento. Mi piacciono altri generi adesso. E invece questa mi ha preso tanto da vederla in lingua originale, in lingua italiana, doppiata. Quindi insomma, e la vedo una cosa che però sarebbe piaciuta più alla me quindicenne. Non lo so. Pensi di essere una brava persona? Anche qui ho una doppia risposta, nel senso, la risposta è sì, penso di essere una brava persona, ma troppo buona in alcuni casi con alcune persone che non si comportano magari bene con me.
neanche nella quotidianità parlo di una cosa magari stupida, un evento stupido che succede e magari io non sono capace di rispondere, no, a questa persona. Ma dall'altro lato penso che essendo sensibile e buona dovrei mettere in atto questa cosa aiutando gli altri appunto come posso. Il tag è finito qui, io ringrazio ancora Claudia per avermi taggata. Non avendo ancora conoscenze nel mondo di YouTube, io invito tutti voi che state guardando a rispondere o con un video o con un commento a queste domande. Sono curiosa soprattutto della domanda se voi vorreste sapere come morirete. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video.